Mister De Paola, teniamo buono il risultato, teniamo Certamente. buono il passaggio del turno, non è stata una gran partita. Assolutamente no, infatti io mi sono alzato e ho detto sicuramente che è brutta partita, però la cosa più importante era passare il turno, l'abbiamo fatto, abbiamo vinto, non abbiamo preso gol, hanno giocato giocatori come Battistella che ha fatto secondo me bene, hanno giocato giocatori che hanno giocato di meno e quindi ci hanno dato delle risposte. E niente, la cosa più importante era passare il turno, ce l'abbiamo fatta, ma siamo già concentrati a domenica perché no, la nostra partita fondamentale è quella di domenica, dove dobbiamo incontrare una squadra che ha sicuramente 8 punti più di noi, dovremo andare là col coltello fervente a fare una gran partita. In tribuna c'era anche il direttore sportivo del Folgore Karatese Borghetti, che comunque ha preso delle buone indicazioni sul Varese. Ma noi abbiamo giocato apposta così perché sapevamo che c'era il direttore sportivo No, è meglio, no? Nel senso che il direttore sportivo magari vede che oggi il Varese non ha fatto una gran partita, si aspettano che domenica faremo peggio, quindi noi andremo. È stata una buona sgambata su un campo molto, molto molle, dove sicuramente abbiamo lavorato tantissimo e alla fine. Non è stato un bello spettacolo, però come dicevamo prima, teniamo buono il passaggio e guardiamo avanti. Senti, hai fatto tanto turnover e come accennavi tu, comunque qualcosa di positivo dai singoli, soprattutto quelli che magari hanno meno spazio in campionato, l'hai potuto prendere. Sì, mi è piaciuto molto Batti, ha fatto secondo me da terzino adesso una buona partita. Scarpa ha fatto a tratti bene. Priori è partito molto bene, poi alla fine. Abbiamo avuto qualche defiance, però le indicazioni era far giocare anche chi ha giocato pochissimo, quindi di conseguenza è andata così. Il fatto che abbiamo passato il turno, adesso siamo agli ottavi e quindi sicuramente incontreremo una squadra forte, quindi è una cosa che ci dà soddisfazione sotto l'aspetto sicuramente del passaggio del turno. Piccoli. Gioca sempre palla dietro, non è sereno, lo senti, lo vedi. Secondo me non ha forza ancora nelle gambe perché anche oggi ha fatto delle cose buone, ma delle cose non sempre belle. È normale, ha fatto 60-70 minuti, però è un giocatore, come ripetevo anche domenica dopo la partita della Garronnese, su cui noi ci dobbiamo puntare perché ha una buona qualità. Però è normale che ci aspettiamo che deve fare molto di più, perché da lui ci aspettiamo tanto.